Dinolfi, buonasera. Buonasera, ciao, buonasera. Arrivare dopo questo grande pezzo è davvero complicato. Congratulazioni a Davide. È uno dei più apprezzati. Te so che non è ironico. Mi ero perso qualcosa, evidentemente, nelle ultime puntate. Congratulazioni a Davide. Però, scusami, come va il padre? Come sta la gestante? Come sta la moglie? Siamo arrivati tra qualche giorno. Oddio, abemus papam. Vabbè, la terza adesso. Bravo. Io seguo tutte le storie che lui pubblica, bellissimo. Non gli farai fare la fine di Ferragna, del figlio della Ferragna. Ma di... non posso, perché è la terza, quindi mi sembra che... No, nel senso, non la esporrai. Nella come prima, dire, nella seconda sono state esposte particolarmente, quindi non lo sarà. Non la esporrai bardata di tutto punto, immagino, no? Sarà, spero, una bella bambina. Adesso tutto qua, vabbè, faremo le foto necessarie. Va bene, senti Mario, io però ti volevo chiedere, mi sembra che sei, rispetto al signore della Lega di Verona, mi sembra che sei diventato quasi un moderato, le posizioni di Adinolfi. Allora, vedremo, adesso verificheremo. È vero. Verona, città della vita, già questa cosa è un obbrobrio. Tu come definisci l'aborto? Perché questo signore della Lega che ha promosso, che abbiamo avuto ospite per il discorso, e che ha promosso la famosa, il provvedimento, non provvedimento, insomma l'ordinanza, quello che era, la mozione. Non so se della Lega neanche, credo. Sì, della Lega, so, della Lega. Ha parlato dell'aborto come di un crimine abominevole. Allora, dammi la tua, secondo te l'aborto che cos'è? L'aborto è l'omicidio di un essere umano indifeso, quindi è un assassino. È qualcosa che non è assolutamente accettabile. E dunque un assassino? È assolutamente un assassino, è la morte di un bambino che non posso parlare. Per me è veramente difficile parlarne, perché mi rendo conto che il mainstream, cioè tu, David, tutti gli altri, mi spiegate che invece è una cosa che si può fare. Assolutamente. Io in questa fase proprio, mentre ho una bambina che sta per nascere, per me l'idea che si possa sopprimere adesso te credo, ma che c'entra? Sopprimere quattro mesi fa invece sì, cioè non ha molto senso questa cosa, che a un certo punto tu poni un limite. Ti posso assicurare che se fosse successo che Silvia perdesse il bambino 3 mesi fa, 5 mesi fa, sarebbe stata esattamente la stessa cosa. No, ma sarebbe stato un dramma, ma che c'entra? Ma questo è normale, il dramma. Ma lui perché c'è un dramma? Cioè, allora, non è un dito. Facciamo questa domanda. Ma è un dramma perché perdi un essere umano, che è tuo figlio, è ovvio che ma è così. Quello che sì, quando lo perdi al quarto, dramma, quinto mese, sesto mese, sì. Ma se decidi... Terzo no. Se decidi per mille motivi... In genere uno decide il prima possibile. Io però voglio capire una cosa. L'argomento è incomprensibile. O uno pensa nel momento, siamo tutti papà qui in trasmissione. Dunque, tu sei nel momento in cui c'è stato detto aspettiamo un bambino, non c'è stato detto aspettiamo un feto, aspettiamo un embrione, abbiamo detto aspettiamo un bambino, a ognuno di noi, noi siamo stati felici. Io non credo che nessuno di noi abbia potuto concepire l'idea che quel bambino potesse essere soppresso dal primo giorno in cui l'hai saputo. Ma quando uno l'ha saputo, invece dopo, scusami Mario, se uno l'ha saputo e però non lo voleva, non lo voleva, se tu non lo vuoi, ma se tu non lo vuoi, ma non è vero che la vita di quei figli è cominciata il giorno in cui quel pezzo si è detto che il bambino era là. E possiamo dire comunque, secondo te l'aborto non è un diritto? Secondo te l'aborto non è un diritto? Ma non secondo me, secondo la legge 194 l'aborto. Vabbè, lasciamo perdere però la 194. Ma infatti la legge limita i casi. Ma infatti è il contrario. Estrema ratio. La legge limita i casi entro i quali si può applicare. Ma tu, secondo te, non è un diritto? La legge non identifica un diritto. La legge identifica un'estrema ratio. È stata poi superata dalla prassi. Ed è stata superata dalla prassi. Per cui uno, se rimane incinto, non vuole avere il figlio, entro 3 mesi può abortire. Punto e basta, ragazzi. Ma non è una tecnica abortiva. Io dico che secondo me il fatto che ci sia in questa stagione della nostra storia, dove secondo me la principale tragedia, la denatalità, ma che cultura dell'aborto, no, c'entra, perché ma non c'è nessuna cultura, la gente rimane incinta, non vuole avere il figlio, va in ospedale con grande dolore, con male, grande tragedia, male, nessuno lo fa con leggerezza come dite voi, la gente ci va con leggerezza, non è vero, no, il signore di Verona dice per le donne ormai è diventato come togliersi un'unghia, ma non è vero, 90.000 volte ogni anno si può immaginare che ci sia una porzione di elementi anche di motivazioni, diciamo, non proprio tragiche.
Può essere che tu lo concepisci perché non vuoi. Allora, Pillon, uno della Lega, scusami. Perché non Mario. Vuoi mancare sulla carriera, e queste sono ragioni, secondo me. Vabbè, ma ognuno ha le sue ragioni, Se uno ma insomma, oggi devi mettere insieme con l'atto che fai, perché se l'atto che fai siamo stati tutti d'accordo a definirlo tragico. Ma se sono futili, le due cose vanno comparate, altrimenti. Allora, dunque, qual è il punto? Scopare solamente per fare figli, non si può scopare. Nessuno lo sai, nessuno, io non lo penso così, lo sai benissimo. Io penso che tutti possano provare piacere, penso che lo provi di più se ami una persona, se stai stabilmente con lei, ma queste sono cose di cui non interessa niente. Se uno scopando senza preservativo rimane incinta. Se nasce un bambino, perché lì c'è un bambino nato, è legittimo sopprimerlo. Chi ti dà questo diritto? Vabbè, tu dici secondo no. Me, no. No. E dunque, se la donna è Pillon, ma io dico uno della Lega, Pillon sostiene che un senatore sostiene ma che. Ma neanche la... Pillon sostiene. Aspetta, aspetta. Ha paura a dirlo, non è vero, l'ha detto, l'ha detto in un'intervista di recente che la donna deve essere costretta. Zucconi, il tuo concorrente, negarlo, non volerlo ripetere. Perché evidentemente è stato preso in castagna. La Lega gli ha detto che sta roba purtroppo è roba che non puoi ripetere se vuoi prendere il 40% dei voti. Per te la donna va costretta a non abortire? Io penso che un cattolico, comunque, ma adesso usciamo dall'elemento tutti quanti cosa no, penso. Ma no, un tu quello che pensi. Non posso. Io penso che ovviamente, lo ripeto 100 volte in questa trasmissione, no, non l'hai ripetuto, che i medici non debbano poter praticare l'interruzione di gravidanza. Chi è più assassino, il medico o la donna? La donna. Il medico sicuramente, e il medico fa un giuramento che si chiama giuramento di Ippocrate. La donna va costretta o no? La donna va costretta a non abortire o no? Dillo chiaramente. Va costretta. Non che, se uno non va, vuole. Se c'è un medico che pratica l'aborto, la donna partorirà, e se proprio vuole abbandonerà il bambino che verrà adottato. Dunque la donna deve partorire per forza, comunque. Io penso che la donna debba completare quell'opera. Dunque che debba partorire anche tu, però dici non mi fanno dire le cose religiosa. Anche tu con le parole stai attento a quello che dici. La donna deve essere costretta ad abortire. No, contrario esatto, al limite costretta a far nascere, mai ad abortire. No, scusami, costretta a far nascere il bambino, scusami. Al limite costretta a far nascere, ma comunque sia, la mia idea, se io fossi l'imperatore del mondo, cosa che non sono, peraltro, gli imperatori del mondo siete voi, con le vostre idee, se io fossi l'imperatore del mondo, direi ai medici che se praticano un aborto vengono espulsi dall'ordine dei medici. E anche in galera, magari. E forse anche in galera, sì, perché no? Anche in galera. E dunque, e la donna, a quel punto la donna che fa? Deve essere costretta ad avere un figlio, per forza. E la donna, secondo me, deve avere il figlio, perché il bambino non succede. Anche in caso di stupro? Se c'è pericolo di vita per la donna, non credo che sia ragionevole che venga uccisa una vita. E se la donna dice no, non voglio, dice no, non voglio, e scappa dal posto in cui sta, che facciamo? Scapperà, che ti devo dire? La rincorriamo? Ma ho capito, ma quello è importante. Il dato fondamentale è che i bambini non si possono uccidere. Vabbè. Questo secondo me è una cosa molto banale. Allora, dunque, tu sei dalla parte di Verona, Verona-Uberalles, mi sembra. Il capogruppo del PD ha detto che è giusto, insomma. Quindi, quelli sono cazzi del PD. Anche d'altra parte tu eri del PD, una volta. Bravo, capisci una cosa? Il PD si è ridotto ora il livello di consensi che avevano i DS di Fassino prima del PD. Mica perché sono a favore dell'aborto, sicuro? Cioè, ma va, magari l'hanno fatto prima c'erano i DS al 17,5. Vabbè, ma che c'entra? Il PD al 17,5 è caratterizzato su legge Cirinna, aborto, biotestamento e divorzio breve. Non sarà che è gay. Con questo abbiano perso il consenso non credo di proprio. Tanti cattolici che lo votavano, tipo Adinolfi o tipo può essere, non so, ma non credo. A Verona può essere. Fermo là che... Intanto è in galera, non ho detto che deve stare fuori. E Mario, lì affronta Mario, il processo. Affronta il processo. Ci sono. E la detenzione. Non c'è una santificazione, scusa Mario, in questi giorni. Adesso lasciamo perdere l'aborto. La cosa che mi ha molto impressionato è stata l'intervista sulla 7 lì da Zoro. Mi è sembrato molto molto strano, anche il rituale dal punto di vista processuale. Beh, bellissimo, giornalisticamente stupendo. Ai domiciliari potesse parlare, di solito quando sei domiciliari dipende. Hai difficoltà persino a parlare con i dipende familiari. Dipende quali domiciliari, come sai, dipende da quali. Ovviamente lo conosco bene, però siccome ho nella memoria decine di sindaci e amministratori locali, magari messi in mezzo in storie di legate all'immigrazione, che non potevano parlare manco con la moglie neanche con la moglie, davvero l'idea che in costanza di arresto ci potesse essere
quell'intervista di quel tono, cioè, diciamo, assolutorio, intervista, di quel gesto veniva chiusa in televisione, in cui la soluzione veniva data in televisione, a me ha spaventato. Nessuna soluzione, uno spaccato di vita. No, però Davide, per non essere, perché uno quando ti dico che quella trasmissione lì ha santificato Mimmo Lucano, non ha santificato proprio nessuno, ha raccontato un personaggio che viene linciato. Vabbè, quanti decine di amministratori locali sono stati messi in mezzo sulle storie dell'immigrazione, sul Chiara di Mineo, ma ne posso citare infinità, sono finiti assolti, ma totalmente massacrati, non possono più camminare nella stagione politica della loro vita. Viene santificato da chi lo appoggia, dai, viene santificato da chi lo appoggia, da chi lo ha sempre appoggiato. Se sei amico del giusto giro, puoi andare in televisione. Ma quale amico? Chiunque l'avrebbe invitato. Chiunque l'avrebbe invitato perché era il protagonista. Ma lo hanno cercato tutti. C'è riuscito Zoro, è stato bravo. Lo hanno cercato tutti. Chiunque, anche noi lo abbiamo cercato. Un'altra trasmissione. No, ma scusami, però. Io sto dicendo, viene stato. Chiunque lo ha. Ma non c'entra niente. È stato santificato. È stato santificato da nessuno. Allora gli hanno fatto tutte le domande. Non ti preoccupare, sono stato. L'ho visto tutte. Che domande bisognava fare? Mica è Buzio Carminati. Ragazzi, quello lì era schierata, mica è camorrista, diciamo, no? Esatto, dal teatrante al direttore del settimanale giusto, della rete dai, giusta, tutti schierati a favore con, suo, dai. Con lo scrittore giusto che dicevano che lui era un grande. Ora, dai, francamente, forza, dai, su, ma si difende un modello, ma perché non è Carminati, non c'entra? È Buzio Carminati, ma chi l'ha mai non detto? È Totò Riina, i domiciliari, ma è un signore, ma nessuno l'ha mai detto, che è accusato di... Ma è così, no, è pazzesco. Ma perché le cose sono diverse, caro Mario, immerso nella fattoria degli animali, no, ma ci sono uguali, lascia stare Orwell, lascia stare i maiali, senti, vabbè, lascia stare i maiali di Orwell. Mario, dentro questo film stai, questo è il Mario, anche per te gli omosessuali sono una sciagura? No, non lo direi mai, cioè no, adesso c'è, cioè, un mondo fatto la caccia all'omosessuale non mi appartiene, però io sono una persona contraria al matrimonio omosessuale, una cosa diversa. Però un mondo fatto di omosessuali porterebbe all'estinzione, un mondo fatto di omosessuali porterebbe all'estinzione, tecnicamente è ovvio, perché se fossimo tutti omosessuali non ci sarebbe la genesi delle persone, questo è ovvio. Senti, qualcuno ha detto non che non potrei mai parlare, diciamo, di caccia all'omosessuale o di sciagura, insomma, queste sono cose che non caccia di ma vuol dire il mondo non vuol dire nulla, cioè il mondo è quello che è, poi esistono le norme che regolano il mondo, io tra queste norme, ma il sesso omosessuale, il sesso omosessuale porta malattie, il sesso omosessuale porta malattie, ci sono persone, medici, che dicono che il sesso omosessuale può esporre a maggior di malattie, questo tu ci credi? È provato nella profilassi, non lo so, non è il mio campo scientifico, ma immagino che se un luogo è stato fatto per defecare invece viene fatto per essere, viene penetrato, possa questo creare dei problemi, immagino dal punto di vista sanitario, ma insomma questo non è il mio mestiere, per cui credo che comunque il dato fondamentale sia che il tema non è, cioè, nel mondo omosessuale ci sono più malattie nel mondo omosessuale, questa è la domanda. All'interno del mondo omosessuale è provato che la diffusione di alcune malattie è maggiore, questo non è una cosa che nessuno, questo per il sesso anale, diciamo, per il sesso anale. Da fare, è così, ma per te il sesso anale che cos'è? Una cosa perversa, una cosa sodomitica, una cosa da respingere, una cosa contro natura, questo è il non punto. Lo so, a me non piace, guardo il gesto maschile di un maschio che pelle un altro maschio, non mi piace, ma è contro natura, secondo te è contro natura, la natura ti fa fare, o l'istinto naturale ti fa fare un altro, dunque gesto, è contro natura, il sesso anale è contro natura. Sia etero che gay, sia etero ti fa fare un altro tipo di comportamento dal punto di vista sessuale. Questo ma non ti devi limitare, se dici è contro natura, limito, è contro natura. Mi limiti. Ti limiti perché non vuoi che. Zara, mi limito, così evitiamo domani il titolo inutile. No, ma il titolo inutile è contro natura. Ma fai cioè... Zelger il titolo inutile, a me non me lo fai. Ma no, ma che c'entra Zelger? Zelger ha detto quello che ha detto. Il che c'entra? Fessacchiotto ed è arrivato. Ma che fessacchiotto? Nella tua no, al contrario. Un militante di lunga data. Al contrario. Zelger dice quello che pensa. È diversa la cosa. No, ma è molto diverso. Ma alle volte è meglio non dirlo. Però, ma io non ho capito lo stupro, no? Lo stupro. Cristiano, qualcuno dice Cristiano Ronaldo. No, dice che Cristiano Ronaldo e Asi Argento, l'ha detto prima Red Ronnie, sono praticamente uguali, cioè nel senso che quella è esclusa e l'altro gioca ancora. Non lo so, perché la differenza è che il rapporto tra Asi Argento
e come si chiama quell'attore, non mi ricordo, Bennett. È una Bennett. Cosa provata, è accaduto. Beh, anche quell'altro è provato, anche quell'altro è accaduto in certi termini, cioè quello era un minorenne e per le leggi dello Stato dove no, ma non è questione, cioè, lascia perdere. Non è questione, permettimi, per questa cosa che non è questione, è questione. Ma permettimi no, di poter no. dire che insomma il senso tra un adulto e un minorenne a me continua a dare sì, un po' ma per carità, ma certo, pure ma pure no. a me che c'entra allora, quello ci mancherebbe, però, certo, bravo, si certo. possa dire sto dicendo che tra un adulto e un minorenne meglio ci di sono no. due si crimini, no? Dire, ci sono due crimini in teoria dire, in teoria ci sono due crimini dire. Ci sono due crimini, uno per tutte e due diciamo con una transazione, uno gioca a pallone senza problemi, l'altro Gottardo mi scrivi io c'è un crimine, è un crimine, fine della discussione, senza ombra di dubbio, non è che si può discutere. Se Ronaldo ha stuprato quella ragazza è un crimine e va perseguito, fine, senza ombra di dubbio. Ora il problema è che queste cose succedono 10 anni dopo, poiché nella vicenda di Asi Argento c'è una sicura cosa comprovata, che l'atto c'è stato ed è stato con un minorenne, ha una sua valenza. Quello di Cristiano non lo so se è accaduto o non è accaduto, se è accaduto in termini di stupro ovviamente va perseguito, ma certo. di che parliamo? Della ci mancherebbe. No, d'accordo, però ci sono due, qualcuno dice ci sono due pesi e due misure, comunque nel senso che... Attenzione a dire che è tutto uguale, lo ripeto, la distinzione che c'è tra fare sesso con un minorenne secondo me ha una valenza, ma non sì, è una cosa sì. banale, vabbè. È una cosa ciao, che Mario. Va sottolineata. Ciao, ciao, ciao.